Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio Jonovic, mi occupo da sempre di terapia antalgica. Vedendo i miei capelli bianchi potete intuire che sono un po' vecchiotto, per cui posso dirvi che mi occupo di queste problematiche fin da quando ero studente, quindi dagli anni 70-74. Con mio sommo piacere ho visto questa terapia antalgica crescere molto col passare di questi anni. Inizialmente era più che altro delle sporadiche iniziative di singoli appassionati che lavoravano in maniera molto personalizzata, non organizzata e non strutturata. E anche la cultura della terapia antalgica praticamente non esisteva, in quanto il concetto era questo: se uno ha del male deve tenerselo e sperare che passi. Per cui non c'era mai nessuno che si facesse carico di questa problematica. Forse perché non c'erano tanti presidi, soprattutto farmacologici, disponibili a quei tempi. Basti pensare che in quei tempi là chi si occupava della terapia antalgica ovviamente erano tutti anestesisti come me, per cui la base storica della terapia antalgica è di estrazione anestesiologica. Tutti si sono avvicinati tante persone di varie estrazioni, ma diciamo la matrice, il substrato anestesiologico è quello che ci fa un po' la differenza, perché siamo in grado di intervenire sia con i farmaci sia con i blocchi particolari. Ritornando un po' a quella che era la storia della terapia antalgica, dovete pensare che nei primi anni 70, negli anni 60, terapia antalgica voleva dire intervenire su strutture nervose e bloccarle, cioè ridurre la funzionalità di questo nervo. Generalmente venivano i nervi bruciati con le sostanze chimiche. Quello era l'unica cosa che ci si poteva permettere. Diciamoci, per carità, c'erano tanti successi, ma anche tanti problemi legati alle terapie di blocco, alle alcolizzazioni, cioè a bruciare il nervo, per cui si risolveva un problema, ma se ne creava inevitabilmente un altro. Però non c'era nulla di disponibile. Col passare degli anni si è aumentato molto la sensibilità e abbiamo avuto disponibili sempre più prodotti, per cui diciamo che tutto sommato adesso il paziente, anche l'utente, il cittadino stesso, può anche pretendere di non provare dolore, soprattutto negli ospedali, ma infatti tanti ospedali si sono attrezzati per quanto riguarda i protocolli, soprattutto il dolore post-operatorio, per cui l'intervento chirurgico diventa quasi una pura formalità e non c'è mai un ricordo di esperienza dolorosa. E questo è molto importante, perché l'esperienza di ricovero ospedaliero con intervento contraddistinta da un dolore non controllato chiaramente terrorizzerà il paziente al ripresentarsi di un'altra evenienza analoga. Se invece è andato tutto bene, cioè è andato come l'altra volta, come andare al bar, per cui lo vivrà in maniera molto molto positiva. Ecco, ricordiamoci che adesso fortunatamente la sensibilità al dolore è aumentata da parte di tutti gli americani, anche dei pazienti, dai cittadini stessi, diciamo. Per cui io dico, se uno ha un problema di dolore non si può dire non posso fare niente, o almeno tentare di farlo, per carità. Se uno specialista vi dice che risolve il 100% dei casi che si presentano, cambiatelo, perché non è possibile. Diciamo, generalmente le percentuali di successo sono decisamente sempre crescendo, però non si possono, però almeno è stato fatto un tentativo lecito e si spera sempre in maniera corretta ed adeguata.